direzione di trasmettere la cultura del popolo di appartenenza, e poi cerchiamo di utilizzare tutti gli strumenti che danno il massimo di integrazione. Un ragazzo che nasce qua e che compie 18 anni in Italia, se non ha avuto periodi lunghi in cui è ritornato nel suo paese con la sua famiglia, può chiedere la cittadinanza tra i 18 e i 19 anni, e gli viene data. Abbiamo mandato una lettera a tutti quelli che si trovano in questa situazione dicendo: chiedila, no, perché è un tuo diritto. Molti non lo sanno, e abbiamo avuto qualche risultato. In Italia sono 15.000 in questa situazione, non sono numeri alti. Padova vuol dire diviso 200, sarà 70, 80, insomma, abbiamo informato di questo. Ci battiamo per il voto amministrativo in attesa della cittadinanza. Il ragionamento che facciamo è questo: se il cittadino europeo può votare, vuol dire che la Costituzione italiana, quando parla di cittadino che ha diritto di voto, non necessariamente si riferisce al cittadino italiano. Abbiamo cercato di introdurre questo argomento. Genova, quando era sindaco Pericu, che è un avvocato costituzionalista e amministrativista di primissima grandezza, ha cercato di fare votare le amministrative cittadini immigrati provenienti da qualsiasi paese, stabilendo un tempo minimo di soggiorno, di presenza, però ha avuto torto nei tribunali amministrativi. Quindi oggi non si può fare, non lo possiamo fare, perché gli atti che poi votiamo sarebbero nulli. Io faccio una delibera sul piano regolatore, mi risulta nulla perché ho fatto votare uno che non ha diritto a votare, a parte che sarebbe un cancan, insomma, non si riuscirebbe a fare. Perché guardate, uno degli elementi con cui funziona la presenza del cittadino straniero, rappresentante delle comunità, consigliere aggiunto, e se il consiglio lo rispettano, quello che avevamo prima non era rispettato dai consiglieri, non da tutti, da una parte, e quindi alla fine era in imbarazzo, sembrava sempre un ospite, addirittura deciso che non si poteva sedere tra i banchi dei consiglieri, anche questo, cioè, si poteva sedere da una parte dei giornalisti. Abbiamo eliminato tutte queste robe qua. Mi pare che su questo punto anche l'opposizione che abbiamo a Padova abbia accettato questa novità, non impedisca, insomma, non sia contrario, e questo è molto di aiuto a chi deve dire la sua, e vuol dirla a tutti, perché non è schierato, vuol porre un problema di una componente della cittadinanza. Sono molto d'accordo quando il presidente del nostro consiglio, scusa, non mi ricordo più come dire, Giovanni dice che i consiglieri comunali devono rappresentare tutti, è verissimo, però è anche vero che se uno si rappresenta direttamente è più efficace la sua rappresentazione, ma finché non ha lo strumento per essere rappresentato, facciamo lo sforzo di rappresentarlo, ma se si autorappresenta è più efficace, perché poi andrà in cerca del voto, cercherà di spiegare come mai e come non mai si fa una cosa piuttosto che un'altra. Il lavoro è biunivoco, cioè da una parte dammi il consenso, dall'altra faccio cose per te, che è una cosa molto molto importante. Allora, io vorrei rispondere soprattutto a Francesca, ma prima rispondo al signore, che noi non possiamo, se noi avessimo potuto dare il diritto di voto ai cittadini italiani a Padova, l'avremmo fatto, e ci avremmo anche risparmiato tutta la fatica che abbiamo fatto per arrivare al risultato con la Commissione straniera. Non possiamo farlo, ma volentieri rinunciamo a questo nostro progetto, anche se abbiamo impegnato tempo, risorse di tempo, di denaro, di impegno, rinunceremo volentieri se in Italia venisse accolta la proposta, appunto, di far votare anche i cittadini stranieri residenti. Intanto noi volevamo una società, una componente della società responsabile, perché se l'indomani questo diritto venisse riconosciuto, loro devono essere in grado di scegliersi consapevolmente i loro rappresentanti in consiglio comunale, che loro decidessero dare il voto a un candidato italiano o a un candidato marocchino. L'importante è che loro abbiano fatto quel percorso, perché noi siamo quello che abbiamo studiato e quello che noi abbiamo vissuto, ed è per quello che un rappresentante straniero può capire meglio
le esigenze della sua fascia di cittadini che rappresenta. Io che ho fatto anche il periodo di clandestinità, di extracomunitaria, per poi diventare comunitaria, posso meglio comprendere quali sono le esigenze delle persone che arrivano qui e che non devono mettere sul loro curriculum che sono laureati, perché altrimenti non riuscirebbero a trovare un lavoro da babysitter o da fare pulizia in casa delle persone, perché mette in imbarazzo al cittadino italiano sapere che la donna che ripulisce il bagno è laureata in medicina o è laureata in economia internazionale. Per cui è meglio cancellare certe parti del curriculum per riuscire a fare certi lavori. Sono questioni che soltanto chi ci passa può dare una risposta adeguata. Prima. A Francesca vorrei dire che, ma a tutti, cioè, il discorso è questo: stasera parliamo di commissioni straniere, ma l'integrazione a Padova non si fa soltanto con la commissione straniere, questo è un tassello che per noi era importante, ma con l'ufficio accoglienza e immigrazione che abbiamo a Padova, lavoriamo tantissimo, avevamo vari progetti dal nido alla materna alle scuole, che è la cosa importante, abbiamo i percorsi di integrazione, di corsi di lingua e quant'altro per quelli appena arrivati, e abbiamo anche per le seconde generazioni un progetto che sta portando dei bei frutti, che sta andando avanti con i giovani. Non è sufficiente, lo so, perché si trova nella situazione, non so se tutti comprendono la situazione di questi ragazzi che sono nati in Italia, che per esempio non possono neanche andare a fare la vacanza studio quando arrivano alle scuole superiori, e là è vero, là cominciano a sentirsi, perché prima non affrontano il problema, per cui non c'è differenza, ma quando sono al liceo devono andare a fare la vacanza studio all'estero, non possono, perché dovrebbero avere bisogno di un visto della loro ambasciata in Italia, che comunque non riconosce questa cosa qui, perché comunque loro per quel paese là non sono cittadini marocchini o cittadini nigeriani. Addirittura ci sono, soprattutto in Nigeria, so che c'è questo problema, che non riconosce la cittadinanza ai bambini nigeriani nati in Italia, per cui loro non sono bambini della Nigeria, per loro sono apolidi, per gli italiani sono nigeriani, che loro non sanno neanche, magari cioè non sono mai andati nel paese dei loro genitori. Questi ragazzi non possono fare la vacanza studio, questi ragazzi se non vanno all'università, ditemi voi chi a 18-19 anni, che ha appena fatto la maturità, riesce a trovare un lavoro a tempo determinato per riuscire a avere i requisiti e chiedere la cittadinanza italiana. Ma se neanche gli italiani non hanno più il lavoro a tempo indeterminato, come fa il ragazzo neodiplomato 18enne a trovarsi questo benedetto lavoro per poter chiedere la cittadinanza? Ha 365 giorni di tempo per riuscire a chiederlo, e se non lo trova ha perso un diritto. Perso un diritto e si trova spaesato e straniero e in un paese che è suo dal primo giorno che ha aperto gli occhi, cioè è una cosa incredibile. Adesso noi a livello locale possiamo fare poco, per esempio io ho depositato una mozione che spero di riuscire ad affrontare a settembre-ottobre, insomma appena riprendiamo il lavoro a settembre, per riconoscere per esempio l'accesso al servizio civile nei bandi regionali anche ai ragazzi di seconda generazione stranieri, insomma, perché succede questo: a gennaio di quest'anno il Tribunale di Milano ha accolto la querela, insomma, come si dice, l'appello di un ragazzo nordafricano che era stato, cioè, che voleva accedere a questo servizio e non poteva perché nel bando del servizio civile nazionale è scritto che la condizione tra i requisiti deve essere cittadino italiano. Okay. Il Tribunale di Milano ha obbligato la Presidenza del Consiglio italiana a riaprire il bando e per aprire a tutti i cittadini l'accesso a questo servizio civile. Il problema è questo: se non arriva una legge a livello nazionale, nel prossimo bando che uscirà a novembre nella Regione Veneto, non sono obbligati a riadeguare il bando. Perché sì, ci deve essere una, diciamo così, o attraverso l'ANCI, che chiedo al sindaco, e lui la sa già la questione di prendersi un impegno dei comuni, che quello è un impegno personale che un amministratore responsabile si prende per monitorare, per chiedere alla regione di tenere conto della decisione del Tribunale di Milano, ma e perché magari noi adesso lo chiediamo, ma l'anno prossimo, ma in futuro chi lo farà? Cioè questa cosa non si può andare da oggi al domani con una soluzione di ripiego. Ci deve essere, allora, o viene riconosciuta la cittadinanza e allora non ci sono problemi, o bisogna che in Italia vengano adeguate tutte le normative che vengono applicate, cioè per dare l'accesso ma anche chi fa la scuola di medicina, il compagno di Eghi qui presente, è specializzando in medicina.
è bravissimo, ce l'ha fatta da solo, con un impegno fortissimo, adesso specializzando. Però dopo, appena finisce, lui non potrà accedere a un posto pubblico di medico in un ospedale pubblico d'Italia. Lui dovrà andare a fare le guardie, a fare di ripiego, insomma, andare a, può andare in un studio, farsi un studio privato, però insomma, deve avere, se aveva le risorse, da fare il medico in Albania, prendersi un grande ospedale privato personale, e qua che fa il medico, ok? Allora, come fa questa persona a portare avanti questo impegno suo, questa passione? Cioè, lui ce l'ha fatta come tutti gli altri, e dopo cosa fa? Non potrà mai essere, avere il titolo di medico primario di un reparto all'interno di un ospedale, perché l'Italia non lo riconosce. E queste sono tantissime altre, ci sono tantissime altre situazioni, per cui in realtà noi a livello locale facciamo quello che possiamo, ma sono sempre e rimarranno sempre soluzioni di ripiego. Se a livello nazionale non si decide di prendere una posizione netta in questo senso, perché l'Italia non potrà più continuare così, a mio avviso. Io sono Laura Viola, sono segretaria del PD di Castelfranco. Io ci tenevo a sottolineare fondamentalmente una cosa: qui stasera, in questo momento, con tutta questa gente a Castelfranco, su un argomento che abbiamo voluto a tutti i costi e che sembrava un argomento di poco interesse, noi qui stasera stiamo facendo la migliore politica. Noi qui stasera siamo con un comune che è un'eccellenza, con un rappresentante del comune di Castelfranco che ha accettato di venire a portare il suo punto di vista, con un partito che è il PD, che ha permesso e voluto che un'amministrazione di diverso orientamento portasse il suo punto di vista. Io sono orgogliosa di Castelfranco e grazie.